possibile per questo bando in questo momento la linea tra la tensione vista nelle ultime partite, soprattutto l'ultima, e la serenità o comunque una ricerca di serenità vista magari anche nell'allenamento di ieri? Beh, molto sottile, chiaro. I risultati fanno sempre molta differenza, quindi dal punto di vista psicologico che se ne dica, bisogna cercare di essere in un modo piuttosto che in un altro, però è chiaro che qualche scoria rimane, però dobbiamo essere quanto più bravi possibile in questo momento a focalizzare tutto sulle cose che bisogna fare, e questo aiuta a distogliere, o meglio, a togliere pensieri negativi e quindi a sentire un po' meno la pressione. E nelle scorse settimane molti erano individuati in Cassano come magari il primo possibile a soffrire di questa situazione, invece vedendolo non solo nella partita di sabato, che era limitativo il fatto che è stato quello che forse ha corso di più, ma anche nell'allenamento di ieri si è visto comunque un Cassano sereno e voglioso di recuperare la situazione. È importante anche per il resto della squadra. Beh, ma credo che l'atteggiamento di Antonio è stato così nei giorni scorsi, non solo prima della partita col Sassuolo o prima di questa partita col Torino. Quello è un po' il suo modo di essere, però a volte ci sono giocatori che esternano in un modo e poi dopo lo vivono internamente in un altro. È chiaro che lui sta trasmettendo comunque un certo tipo di serenità, e questo è positivo per lui e soprattutto anche agli occhi degli altri, però io credo che i giocatori forti come Cassano devono saper capire quelli che sono i momenti contingenti, e quindi il fatto che non sia stato tra quelli che ha corso di più, ma forse una delle partite dove lui ha corso di più, questo sì, è significativo, è importante, perché c'è bisogno veramente che tutti diano qualcosa in più. L'ultima domanda alla Patina, per questo bando in questo momento è forse quasi più semplice giocare in trasferta che in campo? No, questi sono i soliti discorsi che si sento dire, li sento ripetere da sempre, da quando faccio questo mestiere, da quando facevo il calciatore. Quindi, tutte le situazioni uno deve essere in grado di saperle interpretare e gestire nella maniera giusta. E se uno pensa che giocare in trasferta in questo momento sia un vantaggio, vuol dire che insomma facciamo dei discorsi che poi non hanno un senso logico, perché fino a ieri abbiamo sempre detto no, l'aiuto del pubblico di casa, il fatto di essere tra le mura amiche, sicuramente un vantaggio per tutti, adesso speriamo fare il discorso inverso, mi sembra veramente un'assurdità. Se io sono bravo a focalizzare, come ho detto prima, tutto quello che va focalizzato nella direzione giusta e quindi estraniandomi da tutto il resto, riesco ad avere dei vantaggi, o quantomeno riesco a non dare dei vantaggi all'avversario, a non concedere dei vantaggi all'avversario. E questo deve essere il tipo di atteggiamento, il modo di interpretare la situazione, non la partita, la situazione. Perché chiaramente tutto il resto è dispersivo, e quando si disperdono energie, nel momento in cui invece c'è grandissima necessità di fare fronte ad una situazione complicata e necessità di attingere tutte le risorse possibili, dobbiamo salvare a pensare e ragionare in questo modo, altrimenti si fa il gioco contrario, e questo non è assolutamente positivo. Per domani quanti giocatori avete da volare? Ma adesso vediamo, perché abbiamo ancora un paio di giocatori che sono in dubbio, e quindi l'allenamento di oggi, anzi neanche l'allenamento di oggi, ma domani in mattinata, perché oggi ancora c'è possibilità di recupero, e però il recupero passa attraverso un poco utilizzo per dare modo di poter essere meglio per la partita di domani, quindi siamo un po' contati, però come sento dobbiamo fare di necessità del tour, quindi attingere a quello che abbiamo a disposizione. Se cominciamo a ragionare con manca questo, manca quell'altro, ci sono dei dati di fatto, però lascio fare agli attenti osservatori, e non certamente mi interessa di mettere chi ha la possibilità di giocare nelle condizioni di sentirsi
distanza e basta. Si può dire mai come stavolta la formazione la farà il dottore? No, direi di no, direi di no. Anche se è chiaro che quando si riducono un po' ai minimi termini le possibilità, diventa più complicato, questo è indiscutibile. Però non mi sono mai pianto addosso, ma ho sempre pensato, anche nel momento in cui uno mi diceva da calciatore che magari non ero stato all'altezza della situazione, di interpretare un ruolo solo, cioè quello di dimostrare che non era vero. Senti, non so se è mai capitato in carriera avere 11 giocatori fuori per motivi fisici, però io mi chiedo, tanti infortuni nello stesso tempo, lasciamo stare che è una cosa diversa, infortuni non traumatici, quindi non gente che si è spaccata una gamba, gli sono partiti i legamenti come è successo all'Oppa durante la preparazione di gioco. Non vi siete fatti una domanda come mai? È stato sbagliato qualcosa? No, perché sono tutte storie che hanno un pregresso, quindi si è sempre cercato di gestirli in un determinato modo. La storia di ogni giocatore, la cartella, diciamo, clinica di ogni singolo giocatore è una cartella che non parla di soggetto perfetto che poi improvvisamente si è, ma è sempre una conseguenza di un pregresso, insomma. Quindi la gestione deve essere sempre fatta con una certa accuratezza. È chiaro che poi nel momento in cui certi giocatori vengono oltremodo sollecitati, perché ci sono delle necessità alle quali non si può fare meno, tutto diventa un attimino più accelerato, no? Però non dipende assolutamente dalla metodologia, perché sono casi che si spiegano benissimo e parlano da soli. Senti, vedere il Torino che vince in Coppa con i gol di Molinaro e Amauri, ti hai sentito un po' preso in giro dalla sorte? No, perché Amauri finché è rimasto lì qualche volta ha fatto, quindi non è che sono solo contento per loro, perché ritengo sia Amauri che Molinaro, prima di tutto, due professionisti seri e due ragazzi di persona morta. Quindi nel momento in cui atleti che sono stati con me riescono a fare bene anche altrove in competizioni anche differenti, non sono assolutamente invidioso, ma sono solo felice per loro. Mister Mourinho, di solito la addirittura parla sempre, ogni squadra fa sempre porte chiuse. Questo è un messaggio per dire che per dire di cose abbiamo anche bisogno di voi. Lasciando magari spazio per entrare. No, noi non abbiamo, questo non è assolutamente un messaggio, ma è soltanto ed esclusivamente la coscienza che non abbiamo mai nascosto niente a nessuno, non abbiamo mai messo nessuno nelle condizioni di, perché se qualche volta non era possibile entrare nel centro, perché si sono fatti gli allenamenti a porte chiuse, come si dice, però tantissime altre volte sono stati a porte aperte e non c'era assolutamente nessuno. Quindi dipende sempre da che punto di vista uno vuole vedere le cose. Se uno vuole vedere le cose dal punto di vista del disfattismo, allora fa questo tipo di ragionamento. Se invece uno vuole vedere dal punto di vista costruttivo, allora sono cose che si smorzano da sole. Quindi io non ho bisogno assolutamente di ricorrere a mezzucci, ma mi piace essere chiaro, mi piace essere trasparente, quindi se qualcuno ha bisogno di qualche delucidazione o gradisce vedere l'allenamento anche dal bordo campo, non ho assolutamente problemi a invitarlo. Se non sbaglio, mi ripagna il tiro da sabato sera, no? Dopo la sconfitta con il Sassuolo. Si dice sempre che il ritiro magari è un vecchio metodo, che è un metodo di regresso. Quali risultati invece, dato che è stato attuato, quali risultati sta portando a voi? No, ma ci sono dei momenti dove ci sono delle necessità, anche volute dai calciatori stessi, dagli atleti stessi, quindi non sono mai imposizioni e obblighi, ma si cerca sempre di arrivarci attraverso il buon senso, attraverso una logica, e quindi è stato fatto in questo modo. Ieri sera i ragazzi hanno cenato qui, poi sono andati a casa, hanno dormito con le loro famiglie, chi con la fidanzata, chi con le mogli, con i figli, e stamattina alle 9:30 erano qui, quindi la chiave di lettura non deve essere quella di un comportamento
preventivo o punitivo, perché non è così. Faccio l'ultima domanda, dalle indicazioni di ieri, dal punto di vista tattico possiamo dire che quello che affronterà il Torino sarà un Parma con due punte in avanti, con due giocatori d'attacco, 5 centrocampisti e 3 difensori. Con 11 giocatori sicuri. No, in questo momento sarebbe meglio 12 che 10. Sono passati più di 5 mesi da Torino-Parma dello scorso anno. Per Parma sono rimasti solo 3 giocatori, causa infortuni, sono squalifiche, mercato. È una partita completamente diversa, ovviamente. Diretta, ma indipendentemente dal fatto che ci siano interpreti diversi. Il Torino viene rinforzato rispetto alla passata stagione, una squadra diversa. Ma se non sbaglio, voi avete scritto fino a un paio di settimane fa, no? Che squadre come Parma, Torino e Atalanta che erano arrivate, che erano in grave difficoltà. Adesso parliamo già di qualcosa di diverso. Quindi non riesco in tutta la sincerità a fare valutazioni di questo, no, non riesco, non mi interessa fare valutazioni di questo tipo, mi interessa solo essere concentrato e porre l'obiettivo su quello che è il nostro campionato, che chiaramente adesso è di grandissima difficoltà e che vogliamo in tutti i modi cercare di risolvere. E la situazione contingente ha fatto sì però che scemasse un po' quel clima astioso che c'era tra Parma e Torino dopo le note vicissitudini legate alla licenza UEFA, almeno insomma, da quel punto di vista lì mi sembra di capire che ci sia un po' più di distensione. Ci siamo una cosa che non mi interessa. Mi interessa andare a Torino a fare la mia partita, tutto il resto fa parte di ragionamenti o di attenzioni che voi potete porre. No, non è un mio pensiero, mi interessa. Tornando al discorso del ritiro, come dire, lei dice che non va interpretato come una punizione, non va interpretato come dire, una sorta di provvedimento restrittivo, chiamiamolo in questo tipo di modo, ma come si può conciliare magari questa ricerca di, come dire, non pensare troppo a quella che è l'attuale situazione con il fatto, insomma, di trovarsi di fronte giorno e notte, a parte ieri sera, appunto? No, al di là delle battute, chiaramente, era anche per approfondire un attimo questo tema, lei diceva i giocatori stessi possono averlo richiesto, in realtà come sono andate le cose? È il buon senso, poi tutte le cose, credetemi, finché non si vivono, è come se io pretendessi di poter fare una valutazione nella vostra rispettiva redazione, sarebbe qualcosa che dico ma che non ho... che non mi dà strumenti per poter fare delle valutazioni, no? Quindi gli umori, l'ambiente, la situazione vanno respirati, vivendoci, standoci in mezzo, perché da lì fuori si possono dire tante cose, che poi spesso e volentieri, molto più di frequente, non trovano riscontro, perché è come quando mi si chiede a volte ma cosa pensa della situazione dell'Inter, del Milan, della Juve, della Roma. Io non vivo con, non posso permettere, posso dare una valutazione e dire sì, questi giocatori che secondo me sono di grande qualità, sono di modesta qualità, di mediocre qualità o di grandissima qualità, ma mi fermo lì perché poi non vivendo gomito a gomito, non respirando quello che è un ambiente all'interno, è da presuntuosi pensare di poter dare dei giudizi, no? E quindi direi che è giusto fermarsi lì, è un'iniziativa, una scelta che tutti quanti insieme abbiamo cercato di fare e di intraprendere perché riteniamo possa dare qualche vantaggio, se così non fosse non l'avremmo fatto, no? È evidente, è abbastanza scontato. Poi se uno vuol dare la valutazione in funzione di quello che sarà poi il risultato di domani, si può dire ciò che si vuole. Sicuramente è una cosa che ritengo sia stata positiva, sia stata utile, e perché comunque l'area che si respira è un'area di grande partecipazione, è un'area di grande convivenza.
convincimento che le cose in qualche modo devono cercare di cambiarle, ma senza avere spaccarsi la testa o pensando che è una squadra che è in grande difficoltà, quindi è meglio che non si frequenti, perché questo è un gruppo e insieme tutti quanti devono pensare di riuscire a venirne fuori. E solo stando insieme, capendosi ancora di più, che si possa fare. E, tornando invece a quei dubbi che diceva in precedenza di avere, o meglio più che dubbi, questi giocatori che intende magari risparmiare oggi per cercare di sperare di averli pronti domani, ci può dire chi sono, tanto da avere anche un'idea, cioè, di chi può essere più o meno disponibile in sostanza? È uscito un po' malconcio, ho con qualche difficoltà fisiche di Paolo De Ceglie l'altro giorno, così come adesso qua accusava qualche problema, e quindi li stiamo un po' monitorando per vedere se domani potranno essere assolutamente e pienamente a disposizione o no. Un'ultima domanda riguarda Belfodil, appunto potrebbe essere pronto, potrebbe essere utile, ha superato lo stato febbrile, ha sì, tutto sì, a posto. Da quel punto di vista lì ha risolto tutti i problemi, sta bene, ieri si è allenato, era al 100%. Grazie. Grazie.